Le scritture dicevano che erano più di uno, più di due e più di tre, e io sono qui per evocarvi. Oh voi creature, oh voi entità, oh voi chissà, arrivate qua. Ma chi sta facendo tutto questo baccano di sopra? Ah, ma chi vuoi che sia? È Tigrotto che ogni volta pensa che la mia casa sia la sua casa. Va sempre a finire così. Un attimo che vado a tirargli la coda e le orecchie. Mannaggia a te, e Tigrotto. Ci sarà multiverso nel verso dell'universo. Appari, oh drago multiversale. Fium, fium. Tigrotto, fermati! Non fare rituali, sei danici nella mia terrazza, nel mio quartier generale, nella mia gabbi soffitta. Che stai facendo, Tigrotto, qui? Mannaggia, stavo cercando di dormire e tu sei qua che accendi candele e evochi cose strane. No, Tigrotto, no. Cioè, scacciato, cartellino rosso, proprio, cartellino rosso. Allora, ascoltami bene, Gabby, Io qua sto cercando di evocare altri universi, hai capito? E non è affatto facile, hai capito? Non ne bastava uno, adesso ne vuoi cinque, guarda che io non ce la faccio più, già uno è ingombrante. Dai, Tigrotto, basta, vieni di sotto, andiamo a giocare con i giocattoli e dimentichiamoci. Ma che vieni di sotto? Io questa volta sono sicuro che ce la farò. Evocherò tutti del multiverso. Uno, due, tre, universo. No, no, basta, non di nuovo, perché la mia casa è un covo di ladri. Ha funzionato, sono arrivati. Guarda, ci sono degli Spider-Man, sono usciti. Signor Spider-Man, un autografo. Signor Spider-Man, un autografo. Dove sta andando, signor Spider-Man? Inutile, adesso vuoi l'autografo, prima dici, torna giù, vieni con me a guardare i cartoni, e poi, Spider-Man, l'autografo! Allora io ho creato un meccanismo, una macchina, che è in grado di portare altre versioni di altre entità nel nostro universo. Ti rendi conto? Quelli che abbiamo visti sono degli Spider-Man di altri universi. Oh cavolo, ma questo significa che potrebbero crearci dei problemi. Lo sai, l'ultima volta che abbiamo trovato uno Spider-Man di un altro universo ci ha cacciato nei guai. Beh, non ci avevo pensato. Ma dai, è sempre bello avere nuovi amici, Speriamo siano amici di Tigrotto. Mi sa che ci hai cacciato nei guai. Ora dobbiamo pedinarli e vedere se compiono le cose giuste. Pedinarli, ho pensato anche a quello. C'è questo dispositivo, sempre grazie a Naka. Naka che crea tutti questi aggeggi. Naka lo scienziato pazzo. Sì, vedi, tutto circuiti e cose, guarda. Sì, grazie a questo sono capace di localizzare tutte le entità di altri universi. È vero, sento che emana già un segnale. Bip, 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 bip. Ok, mi sta portando verso quella zona. Infatti là c'è Spider-Girl. Andiamo subito. Sì, ma Gabby, c'è un piccolo problema. Sì, bene, ne abbiamo già individuato uno, ma sai come lo facciamo a riportare indietro? No. E allora ridammi il localizzatore, perché adesso andiamo da Naka. E dovrà assolutamente crearci un nuovo meccanismo, capito? Sì, però c'è un problema, Tigrotto. Noi li abbiamo portati nel nostro mondo. Perché vogliamo riportarli nel loro mondo? Teniamoli qua, no? Innanzitutto perché non tutti sono buoni, come hai detto tu. Alcuni potrebbero essere cattivi. È vero. E soprattutto quella lì che avevamo avvistato, che dovrebbe essere una Spider Girl. Il mio localizzatore dice che è livello 86. Cosa? E emana malvagità. Un Vegeta di un universo alternativo ha già preso un infarto sentendo queste parole. Dammi subito quel circuito e sistemiamo le cose. Andiamo da Naka, anzi. Vieni, subito, okay. Non c'è tempo da perdere perché... Aspetta, Gabby? Cos'è questo? Oh, è vero, sembra una specie di portale giapponese. Non dirmi che... Vediamo il localizzatore. Cosa... Oh no, Gabby! Cosa sta dicendo, Tigro? Cosa? Dice che questo portale è stato creato proprio quando ho evocato i multiversi. Oh no, quindi vuol dire non so chi cavolo è uscito da questo portale. Ma sembra grosso. Dobbiamo stare attenti. Oh no, dai, sbrighiamoci. Andiamo da Naka, non c'è tempo da perdere. Cioè, prima creiamo i guai e poi li sistemiamo. Facciamo proprio tutto noi. Infatti. Vabbè, allora, Naka, dove sei? Carillino. Naka, sempre qua a far pozioni scorreggione. Vieni qua, Naka, abbiamo creato un altro casino, Naka. Siamo Ma vuoi suonare il citofono mai, Il citofono esiste per un motivo. Fammi vedere, vediamo un po' in giro, Gabby. Vedi se nelle ceste c'è qualcosa. Sì, controlliamo, andiamo a prendere qua. Ho trovato un piede di porco, sono Gabby Freeman. Cosa? Ok, vediamo. Ma che facevi con delle cose nucleari qua, Naka? Che aspettate di... Bene, 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 vedo cose nucleari, ritorna indietro, dai, ridaglielo, ok?
Allora, Naka, dimmi, riusciresti a creare un'arma, un qualcosa che è capace di riportare indietro entità appartenenti ad altri universi? Portare indietro... ok. Hai detto nuove entità da universi strani, ok. Cosa, stavo gettando il mio libro qua dentro? Cos'è, è diventato un ingrediente ora il mio libro? Eh sì, mi serve, sai, state chiedendo cose. Mi piace il mio libro. Beh, ok, adesso devo andare al catalizzatore, perfetto. Catalizzatore? Catalizzatore, vedi, qua abbiamo tutto. Ok. Questo, questo. Come faccio a tenere tutte queste cose? È un miracolo. Questo, e poi il tuo libro per catalizzare un po' il tutto. Vabbè, sai. Sì, beh, certo, il mio libro... Beh, sì, effettivamente. E adesso dovete insieme dare un colpo e poi, sai... Si catalizzerà. Cos'è? Devo tirare un colpo, così. Così. Ah, un colpo. Ah, no, così. Oh, questo mi ha fatto prendere un colpo, altro che dare un colpo. Ma e ora? E adesso nella mia cesta appariranno le cose già catalizzate. Ah, proprio un trasporto di catalizzatori. Tricaballà. Sì. Vediamo. Ci sono! Dai, Naka, dacci questi cosi. Ecco qui, questa a te. Questa, ok, iniziamo a ragionare. Quando, con questi possiamo portarli dentro nel loro mondo e portarli indietro. Attento a non colpire me, non sia mai. Le batterie vi servono, ecco. Ok, quindi qua possiamo rispedire lo Spider-Man nel suo Spider-Verse, questa roba. Bene. Sì, Gabby, ma come ti ho già detto, non si tratta solo di Spider-Man. Qua veramente c'è di tutto che può uscire, capito? Secondo me quel portale conteneva qualcosa di molto grosso e non so cosa. Ok, beh, non ci resta che scoprirlo e magari se lo troviamo scapparcene a gambe levate. Beh, allora, grazie Naka, arrivederci. Grazie Naka. Va bene, però mi raccomando, queste pistole, sai, possono fare cose cattive. Tranquillo. Andiamo. Ok, andiamo a lavorare. Allora, vediamo, sì, il localizzatore dice che a quanto pare quello Spider-Man è ancora lì fermo. Ok, non so cosa sta facendo, forse è uno Spider-Man un po' stupido. Attenzione, vedi? Ora si sta muovendo, cioè, appena visto noi iniziato a muovere, un po' losco, si muove in modo un po' losco questo Spider-Man. Sta guardando quella casa, molto losco. Cosa vuole fare? Ma guarda com'è strano, cos'è? Sì, è tipo multicolor. Strana. Tipo sembra uno Spider-Man color metà arcobaleno, metà viola. Ma metà no, rosa. Tipo delle croste sopra. Sì, vedi? È vero, è tipo che sembra che un Huggy Wuggy gli abbia vomitato in faccia. Beh, allora dai, Gabby, basta tentennare, andiamo e diciamo today! Ehi, fermo, mani in alto! Tu chissà sei, uno Spider-Man cattivo o uno Spider-Man buono? Chi siete voi due? Io sono Tigrotto e lui è Gabby. Ma che cosa c'entra questo, eh? Esatto. Noi sappiamo chi sei, il localizzatore sì, dice che sei uno Spider-Man cattivo. Non sviare il discorso, mani in alto. Fermi tutti, non importa quello che volete sapere voi. Io vi ho già visto. Come? In che senso? Com'è possibile che ci hai già visto? Noi siamo nuovi, appena craftati da nostra madre. Ricordo di avervi già ucciso. Cosa? Già ucciso, Tigrotto! Tigrotto! Mi sta vibrando la pistola! Mamma mia, vai, t'ammazzo! Oh, Tigrotto! Ammazza! No, non riesco a colpirla! C'è uno scudo! C'è uno scudo sonico! Non riesco, vedi, non gli fa niente! È la sua crosta, Gabby! È la Spider Crosta che non riusciamo a... No, questo schifo viola ci sta infettando! Ok. Come allora, facciamo? Non come lo so, facciamo? Dobbiamo trovare... Ma poi aspetta, Gabby, questa voce io la riconosco! Che cavolo è? Siete troppo deboli. Aiuto, Gabby. Sì, l'ho già sentita anch'io questa voce. Questa voce è quella di Danksy. È qui proprio, è il negozio di Danksy questo. Quindi hai sostituito Danksy con una Danksy cattiva e lei è diventata Spider-Man, Spider-Girl anzi. Non ci credo. Oh mio Dio. Sei fatto, Tigrotto. Ma non funziona. No, non possiamo rispondergli indietro. E poi se la uccidi, Danksy non potrà tornare più indietro. Forse questo è un problema. Allora come cavolo dobbiamo fare? Non lo so, dobbiamo portarla al portale. Forse attraverso il portale succederà qualcosa. Ma sì, ma puoi seguirci un attimo in un posto? E seguite dei mucciosi come voi. Siete troppo Gabby, non ci vuole seguire. Oh cavolo, non possiamo far niente. Dobbiamo trarla in inganno. Dobbiamo trarla in inganno, Tigrotto. Non uccidervi così. Salta altissimo. Al potere dello Spider-Girl. E mi prende anche a pugna. È arrivato anche Spider-Man. È arrivato Spider-Man, stanno facendo una battaglia epica.
Gabby, questo Spider-Man, il localizzatore dice che è buono. Ah, ok, grazie Spider-Man. Vai, mio Peter parcheggiatore, parcheggiala per terra, immobilizzala, distruggila. Spider-Man, uno di noi, uno di noi. Grazie. E chi facci un autografo? Dagli paper, mi autografi la mele. Le autografo subito. Le do indietro questa. Vabbè, ci ha dato una mela col sorrisino. Grazie per averci salvato. Grazie Spider-Man di quartiere. Tu sei il mio migliore amico, grazie. Anche voi siete i miei migliori clienti. Vabbè, certo. Ma dimmi una cosa, ma come hai fatto a sapere che eravamo qui? Oh, beh, in difficoltà, sai, tutte queste cose. Certo, tutti gli Spider-Man hanno il loro senso di spider. Il senso di ragno. Ecco cos'è. È proprio un potere intercambiabile. Ah, certo. Ho capito. È l'unico, il solo unico. È pazzesco, è assurdo. Cioè, guarda, lui è buono. Mi sono sentito un po' violato. Tanto. Sì, ma io non capisco. Tu sei di questo universo o di altri universi? Beh, allora, ok che c'è un po' di confusione tra tutti gli Spider-Man, ma ovviamente io sono quello di questo universo. Allora sei l'original Spider-Man. L'unico che vi aiuterebbe. Com'era Peter? Peter cosa? Peter Parker. Parker. Ah, è proprio allora, lui. È lui. Certo. È proprio originale. Bravo. Allora, Gabby, ci servirebbe una mano effettivamente. Un supereroe come lui potrebbe aiutarci a scacciare tutti i delinquenti, insomma. Beh sì, allora, non so, assumiamolo. Ha detto che siamo suoi clienti, paghiamolo, non lo so, diamogli qualcosina, delle mele, del cibo. Sì, abbiamo anche un nostro amico, si chiama Naka Stark, e sa creare cose incredibili. Ci potrebbe servire, insomma. Ci potrebbe servire? Per esempio, cosa può craftare? Può craftare tipo un'armatura in ferro per te, tipo supersonica. Potresti correre la velocità supersonica, tutte super cose incredibili, capito? Non sarebbe male. Dove sta quest'uomo, questo ragazzo? Quest'uomo, guarda, ti porto subito da lui. Ma sì, Gabby. Dai, adesso finalmente che abbiamo anche uno Spider-Man di quartiere nel gruppo, mi sento sempre più al sicuro. Spider-Man, andiamo Spider-Man. Vi volevo avvisare che ho finito le ragnatele, quindi andrò a mano. Ma come? Ma qua mi cade un mito, Vado. Qua cade. Mi dispiace, ragazzi, qua è successo. Ma infatti come cavolo fai ad usare quelle ragnatele? Incredibile. Naka! Naka! Ancora! Ma dovete suonare! Ti abbiamo portato lui! Ma come si suona con Spider-Man alla porta? Ma chi è questo? Perché è qui? Spider-Man è il nostro migliore amico, l'amico di quartiere, l'amico di tutti, anche il tuo amico! Amico di quartiere? Del tuo quartiere? Perché qui? Mi hanno raccontato cose fantastiche su di lei, qualcosa bello. Dai, creagli roba figa, Spider-Man vuole roba tipo assurda, dai. Meglio del meglio, se no non lo accetto. Lui è uno Spider-Man, lui è proprio lo Spider-Man. Ma dimmi, cosa vuoi? Cosa ti serve? Per caso possiedi una specie di armatura per farmi diventare più bello? Più bello? Vabbè. Adesso ho capito perché non si toglie la maschera. Che tristezza. Ok, guarda qui, allora adesso io ti do questo. Questo qui ti fa diventare più cool, ecco. Guarda! Speriamo che anche gli dia un po' di cool, e cioè nel senso fortuna. Qui ci puoi mettere tante cose, tipo le tue ragnatele, e poi questo. Questo qui ti serve ti dà degli specie di poteri aggiuntivi a quelli che hai. Ti fa scalare le pareti, ti fa piazzare le ragnatele. Ora iniziamo a ragionare. Ora diventerai un vero Spider-Man, perché fino adesso lo so che siamo in pericolo, ma prima di tutto, Gabby, io so una cosa che tu non sai. Cosa sai? Lui ha una base segreta. Quindi dovremmo andare alla base segreta? Sì, perché non ce l'hai detto, eh? Avevo visto qui, avevi lasciato un foglio e ho capito che c'è questa base segreta, perché non ci vuoi portare? Perché sei questo? Stai parlando troppo. Andiamo alla base segreta e basta. Ah, ok, quindi ci porta, meno male. Certo che mi porto. Grande Spidey, grande Spider-Man. Spider-Man, pensiamo alle ragnatele perché siamo più Spider-Man. Piazzatelo anche voi, ragazzi. Spider-Man. Just like
Bene ragazzi, allora adesso prendiamo questi motoschiffi, andiamo direttamente alla base segreta, così vi spiego tutto quello che c'è da sapere, tutto il piano, vediamo cose nuove. Ma io non ho la patente! Siamo arrivati! Ma io non ho la patente! Sto scherzando ragazzi, l'abbiamo già neanche fatto. Andiamo. Ma dove dobbiamo andare? Seguitemi. Seguiamo Spidey. Venite con me. Seguiamo Spidey, Spider-Man. Dai che queste avventure mi piacciono, mi fanno sentire un grande. Ma già fai Spider? Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, siamo più bravi noi di te Spider-Man. Guarda che lo ritiro l'autografo se continuiamo. Onda anomala. Oh wow, okay, wow, wow. Ok, dobbiamo salire qua sopra. Ok, seguiamolo Gabby, dai. Ok. Ok, ma dov'è sto? È sotto un faro. Qua dentro, qua dentro. Qua venite dentro, alla base segreta. Chiudete la porta. Ma è tipo una caverna. Okay. Prova di ragno. Guardiamo un po'. Guarda che marchi ingegni. Guarda che roba. Aveva la piscina privata e un falò. Va bene. Dimmi il tuo piano incredibile. Sedeti. Questa è la base operativa di tutti gli Spider-Man di tutti gli universi. Ogni universo si riunisce qua quando c'è bisogno di fare riunioni, parlare insieme, stare con gli amici, cioè lavorare. Vuoi dire allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sedie per 9 Spider-Man. Beh, diciamo, visto che vi ho portato qua, ho aggiunto un paio di sedie, sai, giusto per voi due, no? Quindi... E quale sarà il nostro compito? Allora, visto che io sarò molto fuori per lavoro, in altri universi, per lavoro, per salvare il mondo più volte, più universi, voi dovete farmi un po' da assistente, spider assistenti. Ma mi sembra una cosa fica, quindi praticamente qua andremo a mettere un sacco di altri, andremo a raccogliere tutti gli Spider-Man buoni, tutti gli universi, più noi due, e diventeremo degli Spider-Man anche noi, Tigrotto, dovremo farci un costume. Abbiamo bisogno anche noi di diventare uno Spider-Man, quindi sì, per distruggere il male, viva il bene! Troppo forti! Che bello! Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Mamma mia, che saggio! Ragazzi, state pronti che arriveranno altri episodi dove finalmente diventeremo degli Spider-Man anche noi! Ci vediamo al prossimo episodio spiderosissimo! Ciao!